Con Renzi non ti puoi distrarre un attimo che ti cambia subito tutto, anche il nuovo slogan è nuovissimo, lasciatemi lavorare. Vi ricorda qualcuno? Gli italiani vogliono cambiare, il paese con me, o così o me ne vado, e chi si oppone? È un conservatore. Adesso, a parte il fatto che in 20 anni la Costituzione l'hanno cambiata 5 volte, cambiare è giustissimo perché c'è un sacco di roba che non va bene. Prima però bisogna vedere se il cambiamento va in meglio o va in peggio. Zagrebeschi, Rodotà e altri giuristi di Libertà e Giustizia hanno parlato di una svolta autoritaria per il combinato disposto fra l'Italia con la riforma del Senato e le tentazioni di Premier forte, ma per Renzi sono solo professoroni o presunti tali. Vi ricorda qualcuno? Non scomodiamo Goebbels che diceva quando sento cultura metto mano alla fondina, però Scelba parlava di culturame, Craxi diceva intellettuali dei miei stivali, invece dai professori di solito c'è sempre da imparare qualcosa, almeno a sbagliare un po' meno. Allora apriamo il pacco di queste grandi riforme e vediamo se quello che c'è dentro è meglio o peggio di prima. Cominciamo dalla legge elettorale che si chiama Italicum e non c'entra con il governo perché nasce dall'accordo fra Renzi che è il premier e Berlusconi che almeno in teoria è all'opposizione. L'Italicum è meglio o peggio del Porcellum? Vediamo. Il Porcellum, lo sappiamo, è stato bocciato dalla Consulta perché era 2 volte incostituzionale, sia per le liste bloccate, cioè per i parlamentari nominati dai partiti e non scelti dagli elettori, sia per il premio di maggioranza, 55%, troppo alto per chi arrivava primo, anche perché non c'erano limiti, non importava i voti che aveva preso il primo. Qualcuno dirà adesso con l'Italicum torniamo a sceglierci i parlamentari. E invece no. Rimangono le liste bloccate e i deputati continuano a essere nominati dai segretari di partito. L'unica differenza è che le liste bloccate sono un po' più corte e il premio di maggioranza, per averlo, bisogna prendere almeno il 37% dei voti. Se non lo prende nessuno, si fa il ballottaggio e i due schieramenti si sfidano a duello una seconda volta, così è sicuro che uno dei due, almeno il 51%, lo prende. Tenetevi forte perché qui viene il bello. Prendiamo una coalizione formata da un partito grande che piglia il 20% e da 5 partiti piccoli che prendono ciascuno il 4%. Il totale fa 40%, quindi scatta subito il premio di maggioranza e vanno subito al governo. Ma per entrare alla Camera i partiti coalizzati devono superare il 4,5%, quindi nessuno dei partiti al 4% entra alla Camera, non eleggono nemmeno un deputato, anche se insieme hanno preso il 20%, restano fuori tutti tranne il partito grande che ha preso il 20% dei voti. E quanti seggi si pappa alla Camera? Il 55% dei seggi col 20% dei voti. È come la favola della capra e dei cavoli. Per salvare la governabilità ci giochiamo la democrazia rappresentativa. Non sentite una certa puzzetta di incostituzionalità? Non basta. Chi vince al primo turno col 37%, l'abbiamo detto, porta a casa il 55% dei deputati, che poi sono 340 su 630. Chi invece vince solo al ballottaggio e quindi di voti prende almeno il 51%, di deputati ne prende solo il 53%, e cioè 327, cioè governa con appena 11 voti di scarto, cioè non governa perché basta che uno abbia la diarrea, come diceva Gaber, e casca il governo. Insomma, più voti prendi, meno deputati hai. Sembra uno scherzo e invece è l'Italicum. Ultima chicca, ogni candidato può presentarsi in 8 collegi diversi. Ma chi l'ha scritta questa roba? Un ubriaco. L'hanno scritta a 6 mani Verdini, Renzi e la Boschi, un trust di cervelli proprio, come si dice a Roma, levategli il vino. I deputati quindi continueremo a non eleggerli, i senatori invece anche. E infatti la riforma del Senato, e la fa il governo questa volta con un disegno di legge, cosa mai vista perché di solito quelle sono competenze del Parlamento, si chiama appunto Senato delle Autonomie, però dice Renzi gli italiani la vogliono, i sondaggi confermano, 75% di italiani favorevoli. E lì non è che ci voglia molto, perché se i sondaggisti chiedessero agli italiani che ne direste di abolire anche la Camera, secondo me vanno all'80%, e abolire anche il governo, 90%, e abolire il Quirinale che costa 4 volte Buckingham Palace, 100%, e i tribunali e il fisco, figuriamoci poi in Veneto, meglio non pensarci, se è solo per risparmiare, tanto vale abolire tutto. Allora, domandiamoci, perché abolire il Senato elettivo? Risposta, per risparmiare tempo e denaro.
In che senso si risparmierebbe tempo? Nel senso che oggi il ping pong Camera e Senato fa perdere un sacco di tempo, le leggi sono lente e quindi se ne fanno di meno. È strano perché le peggiori porcate dell'ultimo ventennio sono state rapidissime. Il lodo Alfano ha impiegato 20 giorni da quando è uscito dal Consiglio dei Ministri a quando è andato sulla Gazzetta Ufficiale. La legge Fornero, porcata clamorosa, 16 giorni. La legge anticorruzione, invece, 1456 giorni. Allora, il problema è il Senato o i politici che ci sono dentro? Ma poi non si è sempre detto che in Italia ci sono troppe leggi? Non si sa nemmeno quante siano, qualcuno dice 150.000, qualcuno dice 350.000. In Francia si sa quante sono 7.325, in Germania 5.587. Insomma, dovremmo accorparle, razionalizzarle, sfoltirle, non farne di più, di nuove e di più rapide. Però, dice Renzi, si risparmia denaro. 1 miliardo tutto compreso, compresi i tagli alle regioni. In realtà il Senato costa 500 milioni all'anno, che per carità è una bella cifra, ma la sapete l'ultima? Il Senato non viene abolito, viene sostituito da un altro Senato, non più elettivo, con 148 senatori al posto di 320, che comunque è un bel risparmio sulle indennità. 80 milioni. Il palazzo, la struttura, i dipendenti, gli affitti, la manutenzione, gli stenografi, quelli restano tutti. 80 milioni sono comunque una bella somma. L'importante è che serva questa riforma e vediamo se la serve. I poteri del nuovo Senato. Cosa fa il nuovo Senato? Continua, come prima, a eleggere il Presidente della Repubblica, i membri del CSM della Corte Costituzionale di sua competenza e a votare le leggi costituzionali. Quelle ordinarie invece non le vota più nel senso di prima, ma esprime dei pareri che poi manda alla Camera, che se ne può tranquillamente infischiare dei pareri del Senato e confermare le leggi come le ha già fatte. Per le leggi sugli enti locali le regole cambiano ancora e per le leggi di bilancio le regole sono ancora diverse da quelle precedenti. Il giurista Gianluigi Pellegrino calcola che alla fine ci saranno 12 modi diversi per approvare una legge, con il rischio di perdere ancora più tempo e di fare ancora più casino. Chi farà parte di questo nuovo Senato? I 148 senatori sono un cocktail con molti ingredienti. Renzi, Masterchef, ha deciso così. Allora, intanto ci sono i governatori delle regioni, che sono 19, più i due presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano. 15 di loro oggi sono indagati, ma lasciamo perdere. Poi ci sono 21 sindaci dei capoluoghi delle 19 regioni e delle due province autonome, e quindi siamo a 21 più 21, totale 42. Aggiungiamo due consiglieri regionali per ogni regione, e anche qua trovarne di incensurati è difficilissimo perché sono quasi tutte le regioni sotto inchiesta per rimborsopoli. Abbiamo detto 42, ne aggiungiamo 40 e siamo a 82. Si aggiungono due sindaci per ogni regione, e così fa 40 e siamo a 122. Poi ci sono 21 senatori nominati da una sola persona, il capo dello Stato, che si prende il 15% del nuovo Senato, e così arriviamo a 143. E poi ci sono i 5 senatori a vita attuali, Cattaneo, Ciampi, Monti, Piano e Rubbia, mica li possiamo ammazzare, e quindi qualche censurato poi oltretutto ci vuole, se no invece del Senato delle Autonomie sembra una Camera di Sicurezza, e quindi arriviamo a 148. Mescolare, shakerare bene e viene fuori il nuovo Senato delle Autonomie, che però presenta qualche minuscolo problemino. Primo, come fanno questi nuovi senatori a eleggere il Capo dello Stato e a votare le leggi costituzionali se non li ha eletti nessuno? Oppure se sono stati eletti per fare tutt'altro che le leggi, cioè appunto i governatori, i consiglieri regionali e i sindaci? Secondo, il Senato diventa una specie di dopolavoro per governatori, consiglieri e sindaci col doppio lavoro. Solo che lavoreranno part time, metà settimana a Roma, metà settimana nelle loro città, con il rischio di fare male entrambi i mestieri. Terzo, saranno tutti fuori sede, a parte i romani, e quindi bisognerà rimborsargli le trasferte e vai con rimborsopoli 2.
Quarto, la Valle d'Aosta avrà tanti senatori quanti la Lombardia, che ha 80 volte i suoi abitanti. Il Molise avrà tanti senatori quanti la Campania, che ha 20 volte i suoi abitanti. Geniale. Quinto e ultimo problemino. Il Senato dura in carica 5 anni, ma intanto le elezioni locali continuano a farsi, quindi decadono senatori, sindaci vengono trombati, consiglieri non vengono rieletti. Bene, ogni volta che ne salta uno esce dal Senato e ne arriva un altro, quindi diventa un albergo a ore con le porte girevoli dove non si sa quali siano le maggioranze perché cambiano continuamente. Che cosa ne dite? Stiamo cambiando in meglio o in peggio? Forse sarebbe meglio lasciare le due Camere elettive come le abbiamo, differenziare i compiti come negli Stati Uniti, dimezzare il numero dei parlamentari e magari le loro indennità. Si risparmia molto di più perché anziché 950 parlamentari ne pagheremmo soltanto 400 e dimezzandogli i compensi sarebbe come pagarne 200. Ma poi davvero i problemi dell'Italia sono nel Senato? Chi l'ha mai avuta quest'idea? Cioè, se col nuovo Senato si risolvesse almeno uno dei problemi che abbiamo, che sono il debito pubblico, la disoccupazione, la crescita zero, le troppe tasse per chi le paga, la giustizia lenta, l'evasione, le mafie, eccetera, facciamolo pure, ma ne risolve almeno uno questa riforma? Però Turbo Renzi va di fretta e ha già detto: ho giurato sulla Costituzione e non su Rodotà o Zagrebeschi. Oddio, piuttosto che giurare su Verdini e Berlusconi, forse era meglio giurare su Rodotà e Zagrebeschi. Ma come ha scritto Antonio Padellaro sul Fatto, lui corre, corre, non ascolta nessuno e ricorda un po' Forrest Gump, che correva per tutta l'America e tutti gli andavano dietro e i giornalisti continuavano a chiedergli: ma perché corri? Per la pace nel mondo, per l'ambiente, per i diritti delle donne, per i senza tetto, per gli animali? E lui se la rideva e diceva: oh, non vogliono proprio credere che uno sia così cretino da correre senza motivo.